Ehi ragazzi e ragazze, come va? Come forse avrete sentito, insieme al rework di Ember, Zephyr e Atlas c'è stato anche il rework di Resonating Quake, il mod per eccellenza di Banshee. Lo scopo di questo rework era di impedire a Banshee di ammazzare tutto quanto nella mappa prima che gli altri potessero anche solo vedere un nemico. Ce l'avranno fatta? Direi decisamente no. Insomma, nelle prime ore del rework, Warframe si era tramutato in un florilegio di gente che urlava Oh my god, nerf, rip Banshee e fanfalucche simili. Ma già dopo poche ore, molti se ne erano accorti. Banshee con questa variante di Resonating Quake è diventata ancora più devastante di prima. Vediamo come e perché. Ma andiamo con ordine e diamo prima un'occhiata al mod attuale. Lo scopo principale era quello di permettere a Banshee di potersi muovere immediatamente dopo aver lanciato Soundquake, e per farlo hanno deciso di cambiare radicalmente l'abilità. Da un danno ad area channeled, che va mantenuto consumando l'energia, è diventato un'onda d'urto singola che si propaga in maniera graduale, ma abbastanza velocemente, e che colpisce i nemici una sola volta durante il suo tragitto. Il danno è 20 volte superiore vicino all'epicentro, cioè il nostro frame, e va riducendosi via via che l'onda d'urto si allontana da noi. A prima vista potrebbe anche sembrare un nerf, in effetti, quella parte che dice che i nemici vengono colpiti una sola volta suona un po' inquietante, ma non è così. Perciò, come mai è così efficace? Il segreto sta nel fatto che con la build giusta possiamo spammare questa abilità quanto vogliamo, perché ha un costo irrisorio e il danno non è poi così basso. Un altro vantaggio cruciale risiede nel fatto che ora possiamo sederci in una bolla di Zenurik e recuperare energia di continuo, ad un ritmo maggiore di quella che consumiamo con Resonating Quake. Tutti questi fattori combinati ci trasformano in una sorta di macchina di morte che si autosostiene e che non si ferma mai. Veniamo quindi alla build. Io ne ho create due varianti per provare, ma della seconda parliamo fra un po'. Le cose più importanti da alzare sono ovviamente Range e Strength. Per ovvie ragioni, ovviamente. Vogliamo che l'onda d'urto vada il più lontano possibile e che faccia il più male possibile. Overextended quindi è mandatorio. Io in questa build sono arrivato a 190 di range perché non ho voluto sacrificare Prime Flow per inserire Stretch, ma in effetti se avete abbastanza rigenerazione di energia si può fare in grande tranquillità. Duration viene dimenticata e ridotta ad un indecente 25% perché non ci serve. Se volete usare Sonar, vi conviene provare con qualcosa di più equilibrato. Direi che questa prima build è quella ottimale per chi non gironzola per la mappa. Al momento infatti ci sono due tipi di persone. Chi resta fisso nel solito punto e lancia Resonating Quake di continuo, mantenendo quindi uno stile di gioco simile se non identico a quello precedente, e chi invece trae vantaggio dalla possibilità di muoversi e spamma Quake qui e là, raggiungendo ogni anfratto. Io sono un giocatore del secondo tipo perché ho voluto provare una piccola variante. Gironzolando per la mappa, oltre a riuscire a raccogliere un pochino di mod e risorse, potremmo riuscire a trovare anche qualche palletta di energia. Occasione perfetta per aggiungere Energy Conversion e dare un boost di danno al Resonating Quake successivo. In questa build l'ho sostituito a Flow Primed Flow per lo stesso motivo della build precedente. Amplificato dal fatto che se gironzoliamo e raccogliamo energia, il problema del consumo viene diluito ancora di più. L'aumento di danno di Energy Conversion può non sembrare granché, ma arriva a farsi sentire discretamente vicino al limite esterno dell'onda d'urto. In ogni caso è giusto per avere un po' di efficienza in più. Tirando le somme direi proprio che l'esperimento della DE non è riuscito. Quando sono entrato nella prima missione insieme ad un Banshee non potevo credere di non riuscire ugualmente a vedere i nemici nonostante il cambiamento. Eppure nelle solite missioni defense, sto parlando di Io, Elene e Hydron per esempio, il risultato è quello. Certo, ora l'abilità ha un suo limite. Visto che il danno non cresce più man mano che la teniamo attiva, possiamo solo cercare di arrivare al suo massimo ed usarla più volte per far secchi i nemici più ostinati. Ma si arriverà comunque ad un livello in cui perderà di efficacia perché ci vorrà troppo tempo e troppi cast per uccidere tutti.
Dai miei test direi che questo accade tra il livello 40 e il livello 45, ma questo significa anche che il nuovo Resonating Quake resta un'abilità dominante per il 90% della star chart. Per quanto riguarda invece il mio gusto personale, devo dire che la situazione con Banshee è migliorata, anche di parecchio. Ci sono giocatori che guardano solo all'efficienza e che sono rimasti delusi dal nuovo Banshee, mentre io sono estremamente contento di potermi finalmente muovere. Restare fermo e gestire l'energia per 10-15 minuti senza muovermi dal centro della mappa mi annoiava a morte, ed era anche la ragione per la quale il mio Banshee rimaneva parcheggiato nell'orbiter a prendere polvere. Ora le cose vanno un po' meglio. Certo, non è comunque uno dei miei frame preferiti, perché alla fine si parla di una sola abilità castata all'infinito, ma almeno ora ho la possibilità di andare un po' in giro e magari finire i nemici più duri con le armi tra un cast e l'altro. A proposito di missioni defense, devo fare un plauso ai level designer della DE per le modifiche apportate alla mappa defense del Galeone Grineer, cioè quella di Elene e Hydron, in parole povere. Ora è molto più navigabile, ha un flow molto migliore e la nuova apertura rappresenta anche un nuovo punto nevralgico in cui usare Pacemaker con grande efficacia. Bellissima, bellissima idea. Comunque sia, questa è la mia build. Provatela e ditemi che cosa ne pensate, ma fatelo in fretta se volete farlo, perché non so quanto questa modifica Resonating Quake potrà durare. Visto che il motivo principale per cui è stata fatta è fallito miseramente, non vorrei che in Digital Extreme ci pensassero su e provassero a cambiarla in qualche altro modo. Detto ciò, non mi resta che salutarvi. Alla prossima!